Vedere se rientra. Ecco. Pronto? Pronto? Sì, adesso sì, adesso Sì. ci Allora, siamo, Inge. scusate il bello della diretta. In questo Stavo dicendo. momento purtroppo non mi sono organizzato prima e quindi sto cercando di far cascare il telefono dappertutto. Non è che lo utilizzi come ingrediente per la Sì, pizza, no? no, è finito in una tritacarne, per fortuna è ancora salvo. Siamo qui in una nuova location che sta per aprire l'11 marzo in Sicilia, quindi Ah, un che bello. messaggio, e anche questo è un messaggio positivo perché c'è ancora tanta volontà di mettersi in gioco e di lavorare, soprattutto di realizzare nuovi progetti imprenditoriali. Per fortuna, tra le tante notizie negative, c'è anche qualche notizia positiva. Dove stai in Sicilia? Di bello. Sono precisamente ad Alcamo, Ah. provincia di Trapani, e molto vicino alle famose San Vito Lo Capo, la Tonnara di Scopello, abbiamo vicino Marsala, ma anche Casa. Castellammare di Stabia? Ah, Castellammare del Golfo. Castellammare di Stabia è a Napoli. Scusate, c'è la mia, mi suggerisci, Aiutate. Va bene, chiedo aiuto dal pubblico. La nostra social media manager qui in Sicilia. Preciso. Preciso, che bello. Quindi giri tutto, giri per l'Italia, per il mondo, diciamo, Vincenzo. Sì, infatti Ah. mese prossimo, intanto abbiamo fatto questa introduzione un po' rocambolesca, Sì. ma in realtà io sono impegnato in diverse attività, tra cui mi voglio anche presentare per chi non mi conoscesse. Sono il presidente dell'International Pizza Academy e dal 2017 ci occupiamo di sviluppo e formazione delle risorse umane e sviluppo di nuovi format e di nuove attività commerciali nel canale Horeca. Quindi pizzerie, gastronomie, ristoranti in tutto il mondo. Abbiamo delle sedi in Italia, a Molfetta e Gallipoli. Abbiamo anche una sede a Malta, una a Ibiza, una in Svezia, una in Colombia, Costa Rica e quest'anno avremmo dovuto inaugurare il Vietnam e il sud-est asiatico. Solo che Caspita, siamo. dal 2017 fino adesso avete fatto tanta strada, avete fatto veramente Sì, tanta ho strada. avuto molto tempo da dedicare a questo nuovo progetto e devo dire che siamo veramente orgogliosi di come è cresciuto e di come si sta sviluppando, soprattutto dell'importanza e del valore che ci danno sia le persone, i clienti stessi, ma anche la fiducia delle aziende che scelgono di collaborare con noi, perché siamo delle persone serie e vogliamo mantenere questa serietà in tutte le attività che facciamo. Quando parliamo di Made in Italy, parliamo d'Italia, dobbiamo essere da un lato orgogliosi di quello che andiamo a comunicare, ma soprattutto consapevoli anche che non siamo il più bel paese al mondo per tutto quello che diciamo non riguarda il cibo e l'arte. Quindi ciò che ci salva sono il cibo e l'arte. Tutto il resto all'estero. Per gli altri non siamo il più bel paese al mondo, quindi cerchiamo di far vedere quello che valiamo attraverso il cibo e l'arte. Siamo, diciamo, questo in sostanza. Ed è anche questo che deve attirare, una volta risolto questo problema della pandemia, dovremmo attirare di nuovo dei turisti e quindi li dobbiamo attirare con il nostro patrimonio culturale, enogastronomico, storico, quindi tutto ciò che si ricollega all'arte, al cibo, è quello che deve, la moda anche, è quello che deve attirare i nostri futuri turisti nel, tra virgolette, bel paese, così come viene definito nel resto del mondo. Io sono Bello, molto contento di bello. averti incontrato per caso, poi ci siamo scambiati qualche mail e organizzeremo al più presto un corso
sulla conoscenza e sull'utilizzo dell'olio extravergine d'oliva, argomento che mi sta particolarmente a cuore in quanto sono nato e cresciuto in una terra che è la Puglia, dove Dici, abbiamo. dove sei nato? Allora, io sono nato a Toritto e cresciuto, tra virgolette, nella zona di Molfetta, Miceli e Andria. Quindi praticamente passiamo dalle terre di Bari alla cima di Bitonto, la termite di Bitetto, tutte le varie monocultivar con la coratina, Oliarola, Peranzana, fanno parte del mio DNA, ce le ho tatuate sulla pelle, quindi sono quelle cose che rimangono e che servono a creare un filo conduttore tra il prodotto che mi riguarda in tutto il mondo, che è la pizza, che lo definisco un acceleratore di particelle, e tutto ciò che mi collega al mio territorio, quindi devo conoscere cosa sono le risorse del mio territorio per poterle poi introdurre in un acceleratore di particelle che è la pizza, perché serve per comunicare al meglio qualsiasi prodotto e soprattutto andare poi a creare legami con le aziende che sono le produttrici e che vivono ogni giorno il loro prodotto come il loro stile di vita. Bello, molto bello. Quindi quello che dice è vero, ce l'hai tatuato nella pelle, è vero, perché sei stato, cioè, i tuoi genitori ti hanno alimentato di questo bene prezioso, da quando sei piccolo, da quando sei nato, cioè, hai Sì, avuto la ma io possibilità. fino a qualche anno fa, adesso manca il tempo per andare a raccogliere le olive, però mio padre mi ha trasmesso questo, in sostanza anche tuttora, se riesco vado a fare la campagna che è rimasta adesso una campagna piccola della raccolta delle olive, abbiamo dei mandorli, abbiamo anche degli alberi di ciliegio, quindi diverse diciamo specie di risorse, di prodotti agricoli che comunque fanno parte del nostro territorio. E io spero tantissimo di poter realizzare questo corso con te anche per dare una nuova, ecco, formazione a tutti i nostri collaboratori, i nostri docenti, i nostri tecnici che poi vanno a parlare di agroalimentare collegato con la pizza. E quindi è importante creare poi una maggiore conoscenza. Io ricordo una cosa che il mio professore diceva sempre, che l'informazione è sempre meglio della formazione. Quindi andare a informarsi e poi magari formarsi è sempre meglio di fare solo una cosa o solo l'altra. Sono due binari paralleli, insomma, vanno di pari passo. Quindi dobbiamo informarci per poi formarci, altrimenti è informare poi i nostri clienti. Sì, bello, molto profondo la frase che hai detto. L'informazione è più importante della formazione, perché se non si ha l'informazione, la formazione può essere sbagliata e non la sappiamo. Se abbiamo l'informazione, e vediamo che la formazione, tra virgolette, che sto apprendendo è sbagliata, posso correggermi e migliorarmi e lavorare di qualità. Quello che comunque fai tu con la tua accademia, dai informazione e poi formazione nello stesso tempo. Questo è molto, molto bello. Vince, una Vero, domanda, una curiosità. vi faccio vedere un attimo quello che è il folder illustrativo, Bravo. dove c'è una frase che dice: permesso di incontrare tanti professionisti, mi Sì. hanno permesso di conoscere tanti chef ed esperti del settore food, un mix di esperienze che mi ha permesso di diventare un formatore. Grazie a questo percorso, l'Academy oggi ha sviluppato dei pacchetti di servizi top quality, tra cui consulenza, formazione e eventi. Questo è il nostro claim, questa è la nostra brochure che poi facciamo girare sia in formato digitale che in formato Cartaceo. cartaceo. Ecco, qui si vede un po' quello che c'è, cioè un po' il curriculum. Sì, Eccoci qua, ci metto bello. sempre la faccia. Eh sì,
Ma infatti, allora, qua c'è un intervento di Papa Edoardo, dice, Florio, leggo ambassador della pizza, si muove all'estero e in Italia, se si condivide il fatto che purtroppo l'extravergine non è sufficiente conosciuto dal fruitore finale. È vero, quello è il fruitore finale, ma sta a noi, noi infatti facciamo queste dirette, io ti ringrazio dell'invito e spero presto di poterlo organizzare, questa formazione sull'olio e anche informazione, perché portare questa informazione al cliente finale sulla qualità dell'olio e su come abbinarlo e sugli effetti che può donare ai piatti o a livello salutare è veramente bellissimi. È il nostro scopo anche di questa diretta di portare cultura dell'olio. In questo caso io ho fatto una introduzione nella pizza, l'olio giusto con la, bisogna abbinarlo con la pizza che lo chef, in questo caso che sei tu, vai a proporre. Molte allora, volte... Scusami, ti ho interrotto? No, non mi hai interrotto. No, io volevo chiederti la tua passione per la pizza, da quando è che fai il pizzaiolo, com'è nata, cioè... venendo, come tu stesso hai detto, dal mondo agricolo, che comunque la materia prima è fondamentale, com'è nata questa tua passione, questo tuo mestiere sulla pizza? Allora, in realtà la mia passione per la pizza è nata molto, molto, molto presto, perché a 11 anni io frequentavo l'Istituto Tecnico Commerciale. Avevo iniziato a frequentare l'Istituto Tecnico Commerciale, dove in realtà ho capito subito che non era proprio quello che mi piaceva, perché lo frequentavo un po' per scelta dei miei genitori, in quanto io avrei voluto frequentare l'Istituto Alberghiero, ma l'istituto più vicino era il Tecnico Commerciale, a 3 chilometri da casa mia, mentre l'Istituto Alberghiero dista circa 25 km, e il più vicino era Bari, e quindi non ho scelto, tra virgolette, di andare a frequentare l'Alberghiero. La sera andavo a lavorare in pizzeria, perché naturalmente in quel periodo i miei genitori non mi davano tutto quello che io chiedevo, e quindi per comprare quello che mi serviva dovevo lavorare. Guadagnavo circa 100.000 lire a settimana, e facevo l'aiutante pizzaiolo, che a 13 anni poi è diventato sempre di più, cambiando diverse pizzerie, è diventato quello che mi piaceva fare. E poi in realtà io sono arrivato all'alberghiero nel 2007, quando sono stato contattato nell'alberghiero di Molfetta, la città che tuttora mi ospita dopo un periodo, diciamo, di trasferte all'estero, però diciamo che sono su Molfetta ormai da 13 anni, e nell'alberghiero di Molfetta ho sviluppato proprio delle collaborazioni con la scuola alberghiera, con la scuola pubblica, dove abbiamo iniziato dei progetti con le quarte e le quinte di pratica e di materia arte bianca. Quindi proprio sono diventato poi docente all'interno dell'alberghiero, cosa che mi ha reso davvero felice, perché poi quando ho detto a mia mamma che io, nonostante non avessi frequentato l'alberghiero, comunque ci sono andato a finire da docente, è stato bellissimo, perché io stesso ero molto emozionato, in quanto era quello che avrei sempre voluto fare, diciamo. Quindi in realtà è andata a finire così. Poi, grazie alla mia esperienza, sono riuscito ho realizzato il mio sogno, insomma. Questo è È bello quello che in dici, breve. hai detto l'arte bianca, è vero, fare la pizza è un'arte che pochi si rendono conto. Preparare una pizza di qualità o una pizza che comunque salutare è un'arte. Cioè, molti pensano la pizza, sì, metto la farina, l'acqua, un po' di lievito, un po' di sale, tutto quanto, ammasso, faccio lievitare, poi spendo e faccio la pizza. Invece no, tu è un'arte, quindi c'è...
sono, cioè, l'artista in questo caso ha la sua creatività, la sua importanza nei prodotti, cioè scegli i prodotti giusti per fare quest'arte. Allora, in realtà, girando c'è tanta, veramente tanta, tanta ignoranza. Purtroppo l'ignoranza a volte è dovuta al fatto che non si pongono le domande. Gli operatori del settore sono ancora indietro di molti anni rispetto a chi invece si aggiorna, studia, si forma. E questa non è un'offesa, per carità, è quello che io incontro ancora oggi. Ancora oggi sento parlare di utilizzo di altri oli o altri grassi all'interno degli impasti per pizza, ma non si conosce il motivo o non si conosce quello che può accadere se si utilizza un altro tipo di grasso che non sia l'olio extravergine d'oliva. Nei nostri corsi andiamo a spiegare cosa significa utilizzare dello strutto, o cosa significa utilizzare del burro, o cosa significa utilizzare dell'olio di semi, purché sia un olio di semi di qualità, all'interno di una pizza, di un impasto per pizza. Spieghiamo quali conseguenze sono determinate dalle nostre azioni e spieghiamo quali sono i prodotti che si possono ottenere. Quindi, se noi ancora oggi troviamo persone che dicono tanto lo stesso, se mettiamo l'olio d'oliva, l'olio extravergine, l'olio di salsa o l'olio di semi o lo strutto o il burro, non cambia nulla. Quindi iniziamo a dare informazione prima su quelli che sono i risultati che otteniamo. Dopodiché possiamo passare a dire perché utilizzare l'olio extravergine d'oliva nelle focacce, negli impasti per pizza, nei calzoni, in tutto quello che è prodotto, che facciamo tanta attenzione all'impasto. Oggi si parla molto di idratazione, ma Sì. molti non sanno che l'olio è un componente dell'idratazione dell'impasto, non è un ingrediente da aggiungere, è parte integrante dell'idratazione. Nell'impasto la qualità dell'olio e la sua autenticità in termini di consistenze tra più o meno forte, fruttato, meno fruttato o leggero. Se parliamo di sua, diciamo, indice di forza, ecco, non so come Sì. definirlo, magari tu mi puoi essere anche un insegnante in questo. Io voglio far capire che noi dobbiamo fare attenzione anche all'olio che andiamo a inserire nell'impasto, che debba essere un olio delicato, un olio fruttato, ma non troppo, perché poi andremo a No, dico un esempio, stravolgere. non la coratina che ha quella con maggiore La coratina. polifenoli. Però Esatto. la peranzano o un oglialola Bravissimo. che è più delicata, Bravissimo. cioè. Io personalmente ho creato, tra virgolette, un mio equilibrio con una miscela tra peranzana e coratina, ed è per me, nella mia ricetta, è perfetto, perché poi deve essere anche equilibrato in base alla ricetta. Quindi, ecco, voglio dire, sì, hai ragione, un 100% coratina non andrebbe inserito nell'impasto, perché potrebbe anche alterare poi una serie di cose che riguardano la parte organolettica dell'impasto. Mentre con l'ingrediente all'uscita, quando parliamo adesso, parliamo di non più di impasti, ma parliamo di farcitura. Lì ci Sì. possiamo divertire come vogliamo, con oli provenienti da diverse località, con monocultivar, con oli aromatizzati. Ci possiamo divertire in realtà come vogliamo, perché in base alla ricetta possiamo capire quello che dobbiamo andare a inserire. Per esempio, io ho avuto l'anno scorso d'estate una delle pizze più vendute che era condita con un olio aromatizzato all'arancia. E in realtà, arance del Gargano, quindi parliamo comunque di un prodotto IGP,
e abbiamo ottenuto un indice di gradimento da parte del cliente elevato, e lo dimostrano i conti a fine stagione delle pizze vendute. Quindi E qual era questa le pizza, qualità. Vince? Ti posso chiedere qual era questa pizza? Sì, una pizza molto semplice con tre ingredienti: burratina affumicata IGP di Andrea, c'è un'insalata croccante, l'insalata Lollo, e del gambero viola di Gallipoli crudo, condita con olio all'arancia e vincotto di fichi. L'incotto di fighi, ah, c'è proprio una gourmet, una pizza gourmet. Esatto, io non so se hai visto un po' le mie preparazioni, ormai Sì, ho ho visto. creato la mia impronta, la mia firma è la pizza d'autore. Non amo Sì. parlare di pizza gourmet, ahimè, perché la parola gourmet è stata strumentalizzata. E io ho definito, abbiamo anche registrato, tra l'altro, adesso vi faccio vedere il marchio pizza d'autore, che è Sì, questo eccola qui. qua, sì. Sì. Abbiamo brandizzato tutto, diciamo, con il marchio pizza d'autore, perché è il mio stile, la mia firma ed è la firma dell'International Pizza Academy. Ed è per quello che ci scelgono in diverse strutture e anche per avviare nuove catene di pizzerie. Bellissimo, bellissima quello che fai, pizza d'autore, perché proprio. Comunque c'è anche uno studio sugli ingredienti che tu vai a porre nella pizza, cioè quello che vai a utilizzare. Passiamo praticamente 3 giorni a settimana solo nel ricercare degli ingredienti. Tant'è vero, Quando studio? sì, tant'è vero che noi con alcune aziende che ci contattano per selezionare per loro alcuni prodotti da inserire nei loro cataloghi. Bello, bello, bello. Cioè, questo comunque è indice anche di ricerca sempre del prodotto, di non essere statici, di ci sono arrivato, Ho invece è visto. dinamico. Non esiste nulla di, anche perché ancora oggi, dopo 30 anni di esperienza che ho fatto quest'anno, 30 anni di pizza, io in Auguri. pratica, grazie, escono ancora aziende di cui non ho, diciamo, non ho mai sentito parlare. L'altro giorno siamo stati in Irpinia, dove abbiamo sentito di un'azienda che ci ha contattato, che realizzava dei prodotti con dei suini irpini e con il nero casertano, il suino nero casertano. Siamo Caspita, bello. andati a conoscere proprio il loro metodo di lavoro. Poi è chiaro che ci può stare come non ci può stare l'incontro in termini commerciali, però intanto noi andiamo a conoscere nuove aziende per cercare di poterle poi inserire in un mercato che è quello dell'horeca, della pizzeria, che ha sempre bisogno di nuove aziende. Tra l'altro, vedi, ho visto che in linea c'è Frantoio Presciutini, che ho visto anche che possiede Sì. un grandissimo professionista, che ho avuto il piacere di conoscere a Roma ad un evento degli ambasciatori del gusto, e in realtà con lui abbiamo iniziato una partnership che purtroppo per via del Covid si è sospesa, si è bloccata, ma avevamo già iniziato uno sviluppo negli Stati Uniti d'America e quindi ci siamo trovati poi a fermarci. Io avevo fatto anche già i biglietti, ho perso un sacco di. Non voglio neanche pensarci. Abbiamo perso soldi, abbiamo perso tempo e nessuno ce li Eh sì. rimborsa. Perché dovevamo partire, poi non siamo più partiti proprio nel momento dell'inizio del lockdown. Ecco, questo è stato un po' quello che ci ha trattenuto. Però con il Frantoio Presciuttini abbiamo una situazione in sospeso che dobbiamo riprendere perché io amo molto i suoi prodotti. E la sua filosofia è anche il suo modo di raccogliere le olive, che in alcuni oli è davvero fenomenale. Anzi, non ti nascondo che se ci sarà possibilità andremo anche noi di notte a fare delle riprese durante la raccolta. Eh sì, è Lo vero. Oggi. Ah? saluto, lo salutiamo da parte nostra. Sì. Infatti, mo a breve faremo, organizzo anche con lui una diretta per parlare di questa raccolta notturna che è Bellissimo. eccezionale, secondo me è qualcosa di bello deve essere.
La faremo in campo, lui sarà in campo, quindi noi l'orario sarà un pomeriggio, qualcosa di eccellente. Che poi in realtà ha un senso la raccolta notturna. È quello che si Per faceva il quando ero caldo, per piccolo. evitare il caldo. È quello che si faceva quando ero piccolo. Papà ci portava in campagna alle 5 di mattina a raccogliere le olive, alle 10 già dovevi andare via. Appena tirava Sì. fuori il primo sole dovevi andare via. Quindi ha un senso anche logico, mi ricordo, almeno la mia memoria ha un ricordo di questo. E quindi quando mi ha detto questa cosa ho detto wow, incredibile, sei uno, Beh, forse sei uno dei pochi che lo fa ancora. veramente fino adesso è l'unico che mi è capitato, quindi dico è molto raro, è una rarità, ma molto bello quello che fa. Vince, allora qua c'è scritto, qua Experience Bella Vita, che è Cordoni, un amico che porta la cultura culinaria per il mondo, cerca di fare, mi fa, datando al paese dove sono io d'origine, che cambi, ma lui nello stesso tempo è tornato da Londra, si sta formando e sta portando cultura, dice, si possono avere risultati soddisfacenti con un forno elettrico standard a casa? Se sì, quale impasto consiglia di sperimentare? Perché molti a casa fanno con, ci sta, non c'è più il forno a gas, ma no, adesso c'è il forno elettrico che è statico, che è ventilato. Allora, partiamo da un concetto che la pizza a casa non sarà mai come la pizza mangiata in pizzeria, però se la temperatura del forno elettrico raggiunge almeno i 300 gradi, possiamo cuocere una pizza in 10-12 minuti e quindi ci servirà un impasto più idratato. Quindi invece di un solito 60-65%, ci sarà opportuno impastare con un'idratazione del 75-80%. In maniera tale da Caspita, avere bello. una pizza più leggera e più croccante. Ecco, vedi, Non vedi. si può fare la pizza napoletana in casa No. se non si ha un forno che ha una temperatura elevata. E il problema è che molti forni arrivano a 250 gradi il massimo che arrivano. Quello Vabbè, è. bisogna fare un impasto molto idratato. Sì. Poi c'è, qua ti saluto un certo Pasquale Monte. Sono un amico di Santiago. Da Santiago ti saluta. Un amico di Pasquale Santiago, mio figlio. Pasquale Monte. Pasquale Monte. È un amico Probabilmente di tra i Sì. vari corsi che avrei fatto l'avrei conosciuto, perché avrei conosciuto tantissima gente. Ma Pasquale Monte di dov'è? Santiago, io ma non lo so di dov'è. Poi c'è un'altra azienda di Nando, la professionalità è elevatissima. Grazie tanto, Gennaro, per questa diretta. Ah, vabbè, ringrazio per la tua professionalità che è elevatissima. Sono contento e credo che sia quello che ci fa andare avanti, perché io dico sempre ai ragazzi che seguono i nostri corsi e anche ai nostri clienti che il modo di porsi, la professionalità oggi sono importanti per avere a che fare sia con la piccola azienda agricola fatta da una persona, sia con la grande società per azioni composta da un organigramma di figure professionali che quando guardano una persona solo alla prima vista, al primo contatto, sanno dire se questa è una persona che è un professionista e che sa quello che sta facendo, oppure non è un professionista, è un ciarlatano e deve andare fuori. Quindi in realtà avere a che fare con l'azienda agricola piccolina e saper avere a che fare anche con una grande società è importante per noi, è quello che trasmetto ai ragazzi che collaborano con noi. E sono contento davvero di queste domande e di questa interazione nella diretta. Sì. Volevo anche approfondire un attimo, ho visto prima che qualcuno ha scritto, ma lei è un ambassador. Sì, ambassador oggi significa essere ambasciatore di un'azienda nel mondo, ambasciatore di una famiglia, ambasciatore di un prodotto. Io ho la fortuna e veramente anche l'onore di rappresentare due prodotti che secondo me oggi sono l'emblema dell'Italia nel mondo, e uno lo diventerà molto brevemente. L'altro lo è già. Sto parlando della cipolla rossa IGP di Tropea, Di Drobea, buonissima. di cui io sono ambassador dal 2020, mentre l'altro prodotto è la cicoria puntarella molfettese,
che ha iniziato il percorso per il riconoscimento IGP, di cui sono ambassador e in tutto il mondo realizziamo delle partnership e anche degli eventi con degustazioni, eccetera. Poi parliamo di aziende. Quando parlo di aziende, prima ho nominato il frantoio Presciuttini, ma c'è anche un altro frantoio con cui collaboriamo, e sono gli unici due, ed è il frantoio Guglielmi di Andria. Frantoio Guglielmi di Andria è un frantoio molto importante. Che è pure un altro bel frantoio. Sì, molto importante. Stiamo sviluppando delle belle attività con loro e sono veramente onorato di far parte soprattutto della famiglia, perché è davvero una famiglia. Quando vai a parlare con loro in ufficio, è vero, ci sono delle figure moderne, nuove generazioni, ma ci sono i nonni, gli zii che ancora oggi vanno nei campi, vanno a controllare le olive una ad una, ed è importante per me avere questi rapporti. Vorrei anche che lo avessero anche i giovani, i nostri figli, perché avere questi rapporti tra virgolette dimensionali, no? Perché parliamo di tempo, sono dei rapporti tra generazioni, intergenerazionali, sì. E sono fondamentali per conoscere da dove veniamo, dove siamo e dove stiamo andando. Non possiamo solo far conoscere il mondo digitale ai nostri figli o quello che vedono, purtroppo stando in dad, stando in casa, dobbiamo trasmettergli anche altri valori, prendere per capelli, portarli nei campi, fargli vedere che cosa c'è nei campi e fargli capire che tutto è iniziato da lì. È vero. È iniziato da lì. Noi ci nutrivamo di erbe spontanee e di carne cacciata che non era ancora frollata. Non dimentichiamocelo, che cucinavamo la carne sulle pietre. Sì. Ecco la nostra storia e ci porta poi al nostro futuro. Quindi il legame con il cibo deve essere un legame serio, di rispetto. Non deve essere un legame fatto di street food, tra virgolette, con questi colossi che ci fanno mangiare cibo spazzatura. Che non sappiamo neanche di dove eri, che cos'è, che cosa ha fatto e tutto quanto, veramente. Oggi ci raccontano delle storytelling, ma quanto sono vere quelle storytelling? Il nome e cognome del produttore, dove sta scritto? Io sulle mie pizze ci metto nome e cognome di ogni produttore, di ogni ingrediente, perché per me la pizza perfetta è la pizza dove ogni ingrediente sa raccontare la propria storia. Visto. Bello, questo è bello quello che dice, è bello quello che fai, perché dai valore aggiunto alla pizza, non stai mangiando solo la pizza, ma stai degustando, oltre a quest'arte, questa pizza d'autore, un insieme di prodotti che sono stati prodotti da delle persone. Certo, dietro, guarda, oggi per esempio qui ad Alcamo, vi faccio vedere una cosa, abbiamo realizzato la stracciatella, ma la stracciatella fatta live dalla mozzarella sfilacciata, che si chiama licinio in gergo, con la panna fresca. Abbiamo creato la stracciatella, perché qui ad Alcamo la stracciatella pugliese non la fa nessuno. Noi, grazie al caseificio Montrone, facciamo arrivare qui da Andria direttamente i prodotti con cui poi, scusate che si vede la bilancia, non c'è problema, facciamo arrivare i prodotti con cui poi andiamo a realizzare la stracciatella fresca, quindi i clienti qui mangeranno stracciatella fresca come se stessero ad Andria, e l'abbiamo creata sapendo che dietro a questi ingredienti ci sono delle mani che tutte le notti si alzano alle 11 e vanno a lavorare fino a mezzogiorno del giorno dopo per produrre mozzarella, burratine, stracciatella di qualità. E noi dobbiamo conoscere la storia di queste aziende, perché non dobbiamo andare a comprare aziende che fanno il prodotto direttamente dalla cagliata che proviene dalla Germania, per sbrigarsi lo fanno in un'ora, in due ore, un po' come tra virgolette i panifici, che invece di andare di notte vanno a impastare la mattina alle 8 e alle 9 è pronto il pane. Cosa stanno impastando? Cosa stanno facendo? Stanno facendo degli impasti con gli acceleratori di particelle, li chiamo io, all'interno dell'impasto, per poter dare il pane in un'ora. Ma no, signori, il forno apre di notte, di notte, come il caseificio, come anche quando si vanno a raccogliere i prodotti in agricoltura,
si va di notte perché bisogna raccogliere delle temperature che non vanno ad alterare le proprietà organolettiche. Verissimo. Questa è la realtà. Quindi è questo che dobbiamo insegnare alle generazioni future. Tutto il resto è noia, come diceva la buon'anima. Sì, veramente, veramente. È emozionante quello che hai detto, è bellissimo. Io il primo lavoro che ho fatto è stato in un forno e pizza, cioè i panettieri andavano alle 11 di sera, alle 10 di sera per preparare tutta la massa, tutto quello che doveva lievitare e uscirono alle 9, alle 10 la mattina. Ti faccio fare un giro nel laboratorio di Ecco, Alvaro. salutiamo, buonasera. Vi presento Vito, che è il nostro il titolare, nonché sarà anche responsabile della gastronomia. Tanti auguri, Vito. E Vito, adesso, dopo una settimana che sono qui, non vede l'ora che me ne vado perché non ce la fa più. Guardate un po'. Allora, oggi abbiamo fatto, vi faccio vedere qualcosa. Stiamo Dai, che iniziando a bello. sfornare. Qui ci sono le focacce in lievitazione, Ah, tipo focaccia pugliese? la focaccia barese qui in Sicilia. Barese. È roba Ah. proprio da wow, quando la mangeranno Ci credo. Vi Io faccio c'ho sentire la mia voce, vi faccio vedere moglie cosa di stiamo sfornando. Vince, mia Scusate. moglie di Foggia è. Quindi quando vengo Sì. giù le pizze me le amo tantissimo. Allora, questo è il calzone di cipolla, il famoso calzone di cipolla. Ah, Poi sì. abbiamo fatto anche degli arancini, abbiamo fatto gli arancini, delle pizze in teglia, pizza alla pala, calzone, focaccia barese. Qui ci Caspita, sono che le bontà. focacce, una pizza realizzata live con l'impasto della focaccia. Questa è una gastronomia dove la gente mangerà prodotti siculo pugliesi. Quindi Caspita, la sinergia. ricordatevi, se venite in Sicilia, passate da Alcamo e venite a trovare Vito della gastronomia Salumeria Gusto. Questa la ricordo in Vito, forte, la ti ricordo in verremo a forte. trovare in Sicilia, ti verremo a trovare Vito, se ti vuole. dicono che ti verranno a trovare, Vito. Vogliamo Vito vi aspetta per farvi provare la focaccia. vedere se hai appreso tutto quello che ti ha detto il maestro. Allora, Se no, sì. torna Vincenzo e ritorna una settimana. Se mi seguite dopo, vi Sì. faccio vedere i panzerotti che tra qualche ora riusciremo a sfornare. Ah, i mitici panzerotti. I Ah. panzerotti pugliesi, Caspita, panzerotti. oh, ma anche i Torcinelli, Vince? No, Torcinelli non ne farai, vero? Però le bombette di Martina Franca, Le sì. Le bombe, buonissime le bombette di bombette. Martina Franca, sì. Gliele faccio arrivare io, dai. Mio figlio, quando ha provato le bombette, ci è rimasto sbalordito. Lui non mangia carne, cioè mangia poca carne. Ha provato le Lo so, bombette. le bombette sono come le ciliegie, una tira l'altra. Sì, veramente. Oddio, oddio, che bello quello che mi hai fatto vedere, Allora, guarda. faccio vedere, visto che c'è tutta Italia collegata, vi faccio vedere un po' di roba. Le Ah. coppine, qui abbiamo fatto delle sfoglie di mozzarella farcite con salmone, con un erborinato e insalata. Questi sono dei nodini con la panna fresca. Caspita, ma Qui c'è abbiamo il pure la figliata? famoso, tipo una figliata, però è pugliese. L'abbiamo Ah, fatta noi. bello. Si chiama nodata, con nodini e Noda. panna. Poi abbiamo il famoso quadrifoglio del caseificio Montrone. È veramente, non so come descriverlo, ma lo dovete assaggiare. Fammi sapere, puoi mandarmi l'indirizzo che te lo spedisco uno. Poi abbiamo Come no? burrata La treccia. affumicata, burratini ripieni di ricotta, burratini affumicate, la Burratine treccia. di pene di ricotta. Mamma mia, sono spettacolari. Quando le mangi proprio senti Ma là, l'effetto che dici, wow. vince un'ogliarola? Ah, un'ogliarola delicatissima, ci sta alla grande. Eh? Sì, ci sta alla grande, ci sta. Quello, io vedevo là, quello che hai fatto la sfoglia pizza con, che era insalata, salmone, sbaglio? Sì, ma in effetti lì ci ho messo l'ogliarola di Guglielmi, la Ah, monocolore. vedi? L'importanza dell'abbinamento.
Antonio Pizzacchetti ti saluto. Sarà un tuo collega carissimo. Ok. Antonio Pizza Chef 98. Antonio 98, giovanissimo, ti saluto anch'io. Non so chi sei, scrivicelo sotto nei commenti. Ah, Forse, o comunque, forse non mi se, ricordo. comunque seguitelo Vincenzo che mette delle storie bellissime, emozionanti, le storie bellissime quelle che metti sul tuo Instagram, Vincenzo. E Sì, anche sì. per te, metti anche dove stai per andare. Io infatti leggevo Sicilia Arrivo, c'era Sì, la storia. allora, in realtà io cerco di... Allora, avete ragione, però devo continuare. Vito, ce la fai a buttare dentro un paio di panzerotti che li facciamo vedere in diretta? A friggerli? Vai, vai. Poi vi faccio morire con i panzerotti fritti Oh, adesso. allora è Antonio Mazza, sono Antonio Mazza scritto. Ah, grande, Antonio Mazza della Calabria. Al rientro mi fermo da voi e vi vengo a salutare. Andò, stai attento che viene a provare se sei migliorato. No, Antonio è un bravissimo ragazzo. L'anno scorso ho avuto il piacere di premiarlo al campionato di pizza ai sapori di Calabria Ah, e spiegaci un po' questa accademia internazionale, spiegaci cosa fa, Vince, introduci, cioè, sta in tutti i modi, sta diffondendo, però mettiamo che uno che ti sta, che ascolta, anche perché la diretta rimarrà su Instagram e andrà su YouTube, vorrà entrare nella vostra accademia, quindi ti contatteranno su Instagram o dove potranno, su internet, roba. Come funziona per aprire, come ti muovi, tu vai per... Visto che è una settimana che stai lì, quindi tu fai la formazione per la pizza. allora, Spiegaci. dipende dalle necessità della società che ci sceglie, che ci contatta. Ci sono diverse società che hanno delle esigenze differenti, però quello che ti voglio dire è che in base a dove c'è da fare la formazione, ci sono i nostri docenti, i nostri tecnici che si occupano di formazione a livello base. Per me la formazione a livello base sono le fondamenta per poi costruire il palazzo. Quindi, se oggi Sì. non abbiamo dei pizzaioli che sono capaci di tenere la palla in mano, di fare le palline e di essere dei buoni aiutanti pizzaioli in primis, non abbiamo nulla. Quindi l'Accademia ormai da 15 anni si occupa di formazione, cioè io personalmente da 15 anni mi occupo di formazione a livello base. Non siamo per diciamo quei corsi di tecniche avanzate perché noi formiamo le risorse che poi diventeranno i pizzaioli del futuro. E fino ad oggi abbiamo formato circa 600 pizzaioli. In Bello. realtà solo in Italia ne servono 6.000. Solo in Italia ogni anno ne servono 6.000. Quindi siamo ancora in una proporzione molto bassa. 600 in tutto il mondo è ancora più bassa come proporzione. In Sì. più, negli ultimi 3 anni abbiamo inaugurato e avviato 65 attività, 65 pizzerie, tra cui catene di pizzerie e pizzerie, e quindi abbiamo fatto consulenza per startup di 65 clienti. Queste Quindi date un servizio consulenze, completo. sì, le consulenze le curo io con il mio team che si occupa di a 360 gradi di tutto, dalla progettazione all'individuazione del locale, la progettazione degli spazi, il layout, quello dove in realtà è il layout funzionale che è diverso dal layout dell'arredamento, e la funzionalità degli spazi, questo è fondamentale per poter lavorare anche in piccoli spazi, diciamo in piccole metrature. Poi ci occupiamo della progettazione del menu, del food engineering, collaboriamo con delle software house che si occupano di software per la gestione dei punti cassa, gestione anche del restaurant management, collaboriamo poi anche nella formazione delle risorse umane, passando da chi sta in cucina a chi sta in cassa. Per noi tutte le risorse vanno formate, perché nell'azienda bisogna lavorare in squadra e bisogna parlare la stessa lingua. Se non si parla la stessa lingua, non funziona. È una regola fondamentale. Dal lavapiatti alla cassiera, passando per la linea di produzione fino ai camerieri, che devono essere coloro che poi parlano con il pubblico,
c'è da rispettare un'unica parola che si chiama professionalità e tutti quanti devono parlare la stessa lingua. Quindi in È realtà verissimo. è quello che facciamo. Non so se questi giorni hai visto, abbiamo realizzato un video spot con una tecnica nuova che viene dagli Stati Uniti ed è un video per comunicare quello che facciamo. Lo trovate in copertina sulla pagina Facebook di International Pizza Academy e sulla pagina Facebook di Vincenzo Florio Pizza Chef. Ricordo a molti che mi chiederanno l'amicizia che ho esaurito i 5.000 contatti per le amicizie Quindi e che sulla pagina. possono aggiungere solo il like e seguire la pagina sia International Pizza Academy che Vincenzo Florio Pizza Chef. Vincenzo Florio su Sì. Facebook, Vincenzo Florio Pizza Chef su Instagram. Vincenzo Florio, lì non c'è limite nel Vincenzo Florio Pizza Chef, quindi è più diretto Instagram direi volte. Chi vuole venire a cercarci in Puglia, sulla zona di provincia di Bari. Ah. Provincia di Bari, siamo a Giovinazzo. Io devo venire, probabilmente forse vengo con un grande amico, no, con degli amici a Modugno da Amenduni. Da Ah, Amenduni bene. che è la fabbrica di macchine oleari che ci ho fatto a diretta. Loro sono dei geni, loro, eh. Sì. E quindi l'invito di venirti a trovare che stiamo lì in strada. Allora, a tutti quelli che ci stanno seguendo e quelli che ci seguiranno dopo, voglio dare delle informazioni importanti. Prendete appunti se volete, mi fa piacere se venite a trovarmi. Io sarò quest'estate presente anche con i miei collaboratori in provincia di Bari, Giovinazzo, con il Pole Pole Beach Bistrò sul Ah. mare. Poi c'è Combo Pizzeria a Molfetta, anche con il giardino all'aperto, quindi c'è possibilità di stare all'aperto. Poi c'è Gallipoli Resort con la nuova apertura che abbiamo fatto l'anno scorso e che quest'anno prenderà forma per come deve essere poi negli anni. All'interno del Gallipoli Resort potete pernottare e potrete anche mangiare la nostra fantastica pizza d'autore. E poi ci trovate anche con sempre il progetto Pizza d'autore al centro storico di Gallipoli, con la pizzeria La Corte, dove trovate il nostro istruttore Davide Cavalera che vi farà degustare delle pizze eccellenti. Quindi Bello, non abbiamo è. coperto tutta la Puglia, copriamo tutta la Puglia. Se volete venire, ci siamo. Giovinazzo, Molfetta, Gallipoli e Gallipoli Centro Storico. Bello, beh, dobbiamo venire, infatti è l'occasione per noi, io con mia moglie veniamo giù, dobbiamo venire per un matrimonio della cugina a Lucera e volevamo farci dei giorni a Gallipoli, ci volevamo fare e allora non mancherà occasioni di venirti a trovare. Poi se riusciamo a fare, la pandemia permettendo, se riusciamo a fare questi corsi di informazione sull'olio, ancora meglio perché si scende prima e venga a degustare questa pizza Sari, d'autore che sarà qualcosa non vediamo l'ora, i ragazzi sono entusiasti di studiare con te, lo spero anch'io di farlo il prima possibile e voglio un attimo che stanno uscendo i panzerotti, Eccolo, eccolo, eccoli qua. intratteniamo il pubblico, vediamo un po' come Eccoli sono questi Panzerotti. panzerotti. I Panzerotti sono una bontà, sono. Quando vengo, veramente, quando vengo giù, poi ho notato giù, io vabbè, a Foggia per il Natale vengo, Ma tu dove c'è una. vivi? Io vivo a Silvi, vivo. Da noi si fanno gli arrosticini, le A rustelle. Silvi Marina. Sì. Ah, lì facevano un grande campionato di pizza qualche anno fa. Purtroppo le cose belle, le cose funzionali tendono a scemare, quello è il problema grande. Sì, c'era il concorso di pizza a Montesilvano, mi sembra, al centro fiere di Montesilvano. Sì. Sì. Qualcosa di bello. Infatti io dicevo, la sera c'è la cultura della pizza proprio giù. C'è a pranzo, bene o male, poi la sera si prende molto pizza o da sport si va a mangiare la pizza. Io vedevo
gente fuori dalla pizzeria aspettare mezz'ora, un'ora per prendere la pizza. Proprio è una cultura quella di mangiare pizza, ma pizza di qualità, perché comunque tutti i prodotti d'eccellenza vengono da, perlomeno da quelle delle pizzerie dove sono andato, che sono veramente eccellenti. No? E mi fa molto fa piacere, e anche questo ti ha dato una spinta per portare sempre più la cultura della pizza d'autore. Quindi, bella, bella, bella. Dici un'altra pizza che fai, un'altra pizza d'autore. Uno dei miei cavalli di battaglia. Eh sì. Per farci Sì. venire l'angolino in bocca, giusto per farci venire l'angolino in bocca, dice, la curiosità dice, la devo andare a degustare. Allora, uno dei miei cavalli di battaglia, che è una pizza che tra l'altro è venduta in quasi tutti i locali nel mondo dove siamo andati a fare consulenza. È una pizza che è veramente semplice, però rispecchia un po' quello che è la mia vita anche notturna. Si chiama pizza ombre ed è una pizza con una base di formaggio alle erbe spalmabile, poi c'è del fior di latte, dei funghi cardoncelli, sono tipici della Murgia carsica, e la carne macinata di scottona. Che viene fatto un ragù in bianco praticamente con sedano, carote e cipolla e viene messa sulla pizza. E devo dirti che è presente sia in Colombia che in Costa Rica che in Spagna, la fanno in tutti i locali dove ho tenuto qualche consulenza, perché è una pizza che piace a tutti, una di quelle pizze molto mangerecce e piace veramente a tutti. E il Diciamo che è mio anticompleto. è completa e la faccio da probabilmente dal 2002. E lì ci metti il tuo blend di coratina peranzana, secondo me, E perché lì gli dà. No, all'interno dell'impasto metto. all'interno, come fuori, come condimento finale quando esce la pizza. All'uscita vado con una peranzana in purezza. Ah. Mi fa morire. È uno dei miei oli preferiti. Sì, Sì. la bellezza della Puglia è che avete tantissima varietà e tantissime, cioè l'olio è completamente diverso tra una varietà e un'altra, e quindi Ma hai la infatti ti possibilità. dicevo all'inizio della diretta che io sono cresciuto tra la terra di Bari, la cima di Sì. Bitonto, l'oliva Termite di Bitetto, poi c'è il Palo del Colle che non si capisce, c'è di tutto, poi Andria, poi Molfetta, insomma tutte terre dove non è che fai un passo se non vedi un albero d'ulivo. E quindi siamo fortunati ad essere cresciuti in queste zone, davvero. Io non so cosa fa, io quando ho mal di gola, sai cosa faccio? Un cucchiaio di coratina. Ecco qua, perché ha un antinfiammatorio naturale, è Certo. proprio l'olio, l'orogorina, l'olio cantale, c'è un antinfiammatorio e c'ha la stessa funzione dell'ibuprofene, l'olio. Chi è papà Edoardo di Rodogallo? Non lo conosco, sinceramente. Mi perdoni, però non ci ha presentato il nostro sommelier dell'olio. È un carissimo produttore di olio, eh. Ma di dove? Di dov'è? Allora, se è pugliese, ma la zona, allora, io purtroppo, no, purtroppo, mi sono arrivati più di 150-200 olio di tutti i paesi, non li ricordo il problema. Boh, la bella della diretta è che ho questa dimenticanza che non mi ricordo. Ah, Salento. Salento, va bene, sarà un piacere. Io vengo una volta a settimana giù nel Salento, magari se mi vuole scrivere poi in direct il suo contatto, la contatto appena scendo giù nel Salento, quindi possiamo vederci tranquillamente, non c'è problema. E volevo Oh, dirti ma anche, devi sentire quella pure di Geraci Siculo. chi è? Mociaro, Ah, Mociaro Destra. Non ma disse che me le spediva, però non la spedite ancora. lo so se ti ricordo, però visto che sei lì, riguarda che sta nelle Ma vicinanze. non posso passare dai Nebrodi, è distante da dove sto io. No, se lei capita Ma magari, se sì. Allora, sentila, mandagli un messaggio magari, e io non ho Sì. il contatto, e gli dici che io sono qui ad Alcamo, e se può passare, però resto fino
a sabato mattina. Va bene, io dico, non c'è problema, non c'è cosa. Quindi vedi, il bello delle dirette, si conoscono nuove aziende, nuove persone che producono prodotti di qualità, e sarebbe bello. Da noi si fa, acá, nelle vicinanze, si fa la porchetta col maiale nero. Anche quella è un'altra bella zona la vostra. Io, guarda, l'augurio che voglio dare a tutti quelli che ci seguono, a tutti i nostri, ma soprattutto a tutto il mondo, è l'augurio che si possa uscire quanto prima da questa situazione inverosimile che ci sta travolgendo e che sta cambiando tutte le generazioni future. Quindi io voglio salutarvi e salutare tutti con un augurio per la ripresa, per il ritorno alla vita normale, sperando che questo sia solo poi un brutto ricordo, come tutto quello che è successo nella nostra storia ci ha poi portato a poter raccontare alle generazioni future quello che è successo. Usciamone, spero di uscirne quanto prima, e speriamo soprattutto che le nostre generazioni future riescano a riprendersi da questa brutta batosta che non sembra, ma sta veramente causando dei danni ai nostri figli e a noi stessi. Allora qua dice, maestro, hai mai condito con un monocultura tondino o Gianella? Se sì, cosa ne pensi? Non l'ho mai fatto. Ma allora ti invito a spedirgli l'olio, così lo potrà degustare, l'occasione è buona di degustarlo. Lui è molto disponibile, Dinando è molto disponibile anche lui. Io sono a disposizione, vi lascio, avete i miei contatti. Questo è il Panzerotto. Il Panzerotto dov'è? Vito, allora attendono di vedere il Panzerotto e poi chiudo la diretta. Dai, vabbè, no, intanto grazie Vince per la disponibilità. Grazie mille per la disponibilità. Un attimo solo, mettilo su un vassoio. Scusate, ma il bello della diretta è anche questo. Arriva. Buonanotte. Allora, poi con questi vi dico una cosa. Dai, dici. Che vi saluto e vi aspetto in Puglia e vi aspetto anche in Sicilia. Ecco. Voilà, le season fe, caspita, che bello, c'hanno un sorriso stampato, che bellissimo, Vi piacciono? Vito, fino a 3 giorni fa faceva il fioraio. Quindi, gli ha dato la... È cambiato completamente tutto, ha cambiato, va bene, si è informato. Io ti saluto, devo andare che ho una riunione tra poco e vi ringrazio, è stato un piacere, un onore per me e credo di aver conosciuto tanta bella gente oggi. A presto, voglio vedervi tutti e voglio provare tutti i vostri prodotti. Ecco, grazie Vince, un abbraccio, ciao a tutti, grazie mille, vi aspetto, ci vediamo su Instagram. Un'ultima cosa Vince, un'ultima cosa. Ma tu fai anche lezioni private? Per chi vorrebbe, chi volesse. Ok, ti può contattare lezioni private, quindi un invito anche a seguirlo, a contattare non per lezioni private. Non c'è visto? Problema. We are in Puglia e ci vediamo su Instagram. Ciao. Grazie. Ciao.